Una rivelazione solenne questa di Gesù, e il contesto ci dice anche che non possiamo eludere quanto Egli ci ha detto all'inizio, sempre in questa pagina del Vangelo di Giovanni. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. La fede, carissimi fratelli e sorelle, è necessaria per comprendere le parole di Gesù e per motivare, ecco, il cammino verso di Lui. È bello allora cogliere nel dialogo avuto fra Gesù e Tommaso, alla presenza degli altri apostoli, il senso nuovo di questo cammino, il senso del cammino cristiano. Gesù non è solamente la meta da raggiungere, ma anche il mezzo concreto, la via concreta per realizzare il sogno eterno dell'uomo, la vita senza fine in Dio. Fratelli e sorelle, siamo anche noi oggi destinatari di questa rivelazione del Signore. Siamo anche noi chiamati a riconoscerlo come la via sicura per realizzare il nostro desiderio, il nostro sogno più recondito, quale quello della vita senza fine nell'amore di Dio. E allora che la Vergine Maria e il venerato San Pio ci aiutino ad accogliere profondamente queste parole del Signore e a continuare con fede salda il nostro cammino fra le insidie e i pericoli di questo mondo. Così speriamo e così sia.